vinili, ma non soltanto, CD, DVD, anche le vecchie videocassette e le piccole cassettine. Torna domenica 27 novembre al Palasport di Chiarbola la mostra Mercato organizzata dall'Associazione Musica Libera, una vera e propria manna per i collezionisti ma anche per i curiosi. Presentata oggi in comune, giunta già alla 20ª edizione, la kermesse da un lato sancirà l'ormai più che definitivo ritorno del vinile. Le vendite stanno per essere appunto incrementate ulteriormente, non soltanto vengono ristampati i vecchi titoli del catalogo ma anche gruppi attuali di questi anni tendono a stampare su questo supporto caldo, analogico e pastoso praticamente i loro lavori, quindi non soltanto cose retro vintage ma anche addirittura i gruppi nuovi che prediligono questo supporto rispetto al classico digitale o la deprecabile musica liquida. La mostra Mercato spazierà lungo tutti i generi musicali e proporrà anche gadget e merchandising, fra le chicche i primi due singoli di Lucio Battisti e la produzione di Mina quando si faceva chiamare ancora Baby Gate, fra gli stranieri alcune rarità dei Pink Floyd. Ci saranno una sessantina abbondante di operatori provenienti dall'Italia, dalla Slovenia, Croazia, Ungheria, Austria, Germania. Si tratta di etichette, negozi specializzati, ma anche privati o anche qualcuno, tra virgolette, improvvisato che volesse magari recuperare dei dischi da soffitta, solaio e cantina, contatta l'associazione. E c'è ancora qualche giorno di tempo per poter essere inseriti nella lista ufficiale degli espositori. Tra gli operatori tornerà un marchio storico per Trieste, Radio Resetti, che dopo 10 anni riproporrà le strumentazioni più adatte per l'ascolto dei vinili. Appuntamento dunque domenica prossima dalle 10 alle 19.